Mettere al centro le donne non per una sola giornata, ma con una serie di azioni fino al 23 marzo, un calendario pubblicato anche sul sito del Comune di Napoli, per allargare gli spazi di sensibilizzazione su temi come dignità, tutela e parità. Stamattina queste iniziative sono state presentate al Palazzetto Urban di Monte Calvario, insieme con la campagna realizzata dall'Assessorato alle Pari Opportunità per invitare le donne a denunciare i casi di violenza, realizzata con la testimonial Veronica Maia. Sono felice di poter comunicare, come già ho fatto a inizio anno, la riapertura dei 5 centri antiviolenza napoletani che sono stati chiusi per un anno e mezzo circa, anche se evidentemente corrispondentemente al piacere di averli aperti c'è la tristezza di sapere che già in questi 2 mesi ci sono stati più di 100 accessi, il che vuol dire che evidentemente ci sono donne che subiscono violenza e che hanno bisogno di noi, però finalmente insomma ci siamo e stiamo facendo di tutto, stiamo lavorando per non chiuderli più, perché un'attività come questa, che è un servizio non di pubblica utilità secondo me, ma di pubblica necessità, non può chiudere, non può essere un servizio a singhiozzo. Oggi sono stati anche premiati i ragazzi della terza F della scuola Casanova Costantinopoli, vincitori del concorso di idee per dare un nome al centro antiviolenza di Monte Calvario. Hanno aderito più di 20 scuole e devo dire tutte hanno espresso una proposta motivata, e le motivazioni della proposta fanno riferimento naturalmente al tema che è quello della lotta alla violenza sulle donne. Quindi una consapevolezza, devo dire, emersa dalle intitolazioni e dalle motivazioni delle intitolazioni, che fa capire che nelle scuole si lavora, e io lo posso testimoniare, si lavora in questa direzione. Si può intervenire anche con i più piccoli e può darsi che col tempo il processo che riusciamo a mettere in atto potrà dare dei buoni risultati. E in occasione di Marzo Donna ci sarà anche un gazebo itinerante per promuovere i centri antiviolenza presenti sul territorio cittadino. C'è un impegno forte da parte del Comune, dell'Assessorato alle Pari Opportunità, su un tema che oggi è veramente un grande dramma, cioè il tema della violenza contro le donne. Quindi utilizzare questo 8 marzo proprio per sensibilizzare tutti su questa grande battaglia di civiltà che noi dobbiamo portare avanti, soprattutto valorizzare quelli che sono i servizi che già oggi vengono erogati dal Comune e che debbono essere ulteriormente potenziati, anche con un coinvolgimento delle scuole, perché questa è anche una battaglia culturale. E le battaglie culturali si combattono partendo dalle bambine e dai bambini, cercando di rompere questi stereotipi che spesso sono alla base di questi atteggiamenti violenti.